giocatore centrale, giocatore che sapeva tutto, che si muoveva in maniera particolare proprio per la grande dinamismo e la grande intuizione di posizionarsi praticamente nel campo. Quando giocò, pur essendo infortunato, giocò la partita a Torino della Coppa UEFA. Direi sia per la sua bravura, per le sue capacità tecniche e agonistiche, ma anche per il profilo umano e direi soprattutto perché in persona è in maniera ideale una categoria in via di estinzione. Il fatto che abbia giocato sempre con il Milan, che sia diventato un uomo bandiera, indubbiamente la sua brava importanza, fermo restando che il suo bagaglio tecnico e umano e professionale è straordinario. Franco ha vinto moltissimo nella sua carriera, però quel primo piano di Franco Baresi in lacrime, già uomo maturo, dopo aver perso ai rigori la finale di Pasadena, e lui fra l'altro ne sbagliò anche uno, è forse un'immagine che ci dà il significato dell'uomo prima ancora che dell'atleta. Riuscimmo a fare la coppiata campionato Coppa Campione, che credo che sia straordinaria, una serata bellissima ad Atene dove io purtroppo non c'ero. Ecco, proprio questo che è capitato, col Monaco in casa mi costò quella munizione che secondo me è ingiusta. Ancora adesso ci penso. Su Klinsmann o su Gioacchetti? Su Gioacchetti. Su Gioacchetti. Ah. Che lì proprio fu anche un fallo stupido anche magari. Però fui felice perché quella partita rimanemmo anche in 10, quindi riuscimmo poi a vincere. Sì. C'era grande entusiasmo e poi siamo stati superiori a Barcellona. Klinsmann, la gente speciale, eh? Infatti lì si combinò il polso di qualche anno prima. Lì ne combinò un po' di tutto perché fece spedere Billy, e quindi mancò anche lui in finale, che mancare la finale è sempre un dispiacere, però credo che sia stato molto bello. Abbiamo vinto tre campionati di fila, poi la Juventus che era sempre, si era rinforzata, aveva voglia, quindi merito di vincere, però noi riuscimmo a, come dicevi, ad arrivare in fondo a Coppa Campione. Thinking of the fear I had so long when somebody